Una doppietta del giovane Orlando ha consentito alla Fiorentina di battere il Cesena. Il commento è affidato a Marcello Giannini. Sì, la partita incomincia con questo messaggio, lo vediamo appunto. Firenze vuole il pubblico bravo, buono, e non c'è meglio che affidare questo messaggio di Fiori agli arbitri, alla terna e ai giocatori. E poi dopo, ancora prima di andare alla partita, il premio Fair Play in nome del Memorial di Paolo Valenti, che andrà al migliore giocatore viola, che sarà stato il più corretto. Veniamo quindi subito al primo gol dopo il sedicesimo, gol di Orlando, vedete, ben manovrato da una Fiorentina che ha disputato un gran primo tempo, forte e determinata. Fuser sulla destra, il cross, la rovesciata di Borgonovo, il colpo di testa di Buso e l'anticipo di Orlando, splendido il gol di sinistro. Ma la Fiorentina fa soffrire i suoi tifosi perché il secondo gol viene al 41esimo, lo vedremo tra poco, sempre da parte di Orlando sul preciso cross di Borgonovo, 2-0. Al 44esimo la Fiorentina, che ha cercato il gol più volte, cerca il terzo gol e vedrete in questa azione, che non ha bisogno di commento, come lo cerchi e come non lo trovi. Si salva poi Fontana, molto lucido e preciso, forse anche un tantino fortunato. Al 45esimo Silas cerca di dimezzare, è bravo, ma Mareggini si supera e salva. Al secondo tempo ancora la Fiorentina in cerca del terzo gol. Sarà questo il motivo dominante della partita. Questo terzo gol che non viene e l'ultimo a salvare è Calcaterra su tiro di Buso. Poi il Cesena ha una reazione con Ciocci, oggi ben bloccato dalla difesa della Fiorentina, e quindi al 34esimo da Turchetta che prende l'esterno della rete. Vi anticipo con il commento quello che succederà. Quindi, uscito Orlando, entra Nappi, guardate Nappi, al 44esimo cerca il gol, ma è bravo il portiere Fontana che gli blocca il tiro, e quindi al 45esimo il lancio a Buso. Buso è solo, non fa un passaggio, non tira in porta e la Fiorentina è così, manca il terzo gol. Il Cesena non ha fatto un granché, ha ammesso appunto il suo allenatore Lippi che un Cesena così è demotivato, spera nel girone di ritorno. La Fiorentina invece ha ben giocato, specialmente nella prima parte, ha ottenuto due punti, è quello che voleva. A te la linea.